spunto molto semplice con la passo 3 in prima frontura, ma sottolineo, va bene anche per le passo 5. Ovviamente l'effetto sarà meno evidente, ma possiamo farlo su tutte le macchine. Unica cosa di cui abbiamo bisogno è un punzone. Dobbiamo prima di tutto sistemare le maglie, quindi ne mettiamo fuori lavoro una, ogni due maglie restano in prima frontura, le altre vanno in seconda, in spostata su quello accanto. Ora non dobbiamo fare altro che 1, 2, 3, 4 passaggi, riprendere la maglia dall'inizio e appoggiarla sopra. I 4 giri vengono sollevati, vanno bene anche 3 giri sulle passo 5. 5 giri, quindi al quinto giro praticamente riprendiamo le maglie, quelle lente cui abbiamo tolto la maglia. Sembra lungo, ma sulle passo 3 è un attimo. Passo il carrello, mi fermo. Devo rispettare, ora sia chiaro, questo passaggio, cioè dove ho tolto io continuo a mantenere la stessa cosa. Quindi questa era una maglia che non c'era, due le salto, quindi rispettiamo tutti i passaggi e vi assicuro che cresce velocissimamente. E per una macchina che in prima frontura diciamo non abbiamo grandi possibilità di punti, è molto piacevole questo. Sono fuori, 1, 2, 3, 4, il carrello non ha nessun tasto, possiamo, ripeto, farlo da 3, da 4, dipende dal tipo di filato, quanto è spesso. Due giri non conviene, minimo 3. Se il filato è molto fino, anche 5 giri sulle passo 5, quindi è una libera scelta in base al filato. E questo è il punto intersetto. L'importante è ricordarci di spostare sempre la stessa maglia. Possiamo segnarlo anche con un pennarello. Se è un lavoro lungo, un pennarello forse ci semplifica la vita. Segniamo le maglie che vanno spostate sulla barra e quindi siamo a posto, cioè un colpo d'occhio e lo vediamo al volo, poi un po' d'acetone e togliamo il pensiero. Quindi non dobbiamo fare altro che ripetere tutto questo. Come vedremo, sembrerà una lavorazione a scheda, possiamo utilizzarlo solo su alcuni tratti oppure tutto intero, ma possiamo fare anche un'altra cosa che qui sembra strano: possiamo anche alternare il tipo di lavorazione con i colori, cioè diciamo con l'aggiunta, il cambio di colore, per cui sempre la stessa cosa, anche se cambiamo colore, noi spostiamo su quella accanto una maglia ogni due giri. Vi assicuro che è semplice, veloce, si fa subito, è veramente pratico. Poi a secondo il tipo di filato otterremo sempre, ho fatto cadere la maglia per distrazione, presa a salvare quella, non ho visto, ecco fatto, l'ago deve rientrare, quello che scartiamo fuori lavoro sempre in posizione A, per cui noi abbiamo questa posizione. A questo punto facciamo 3 passaggi per fare il colore, 1, 2, 3, qui non ha preso bene, quindi serve anche l'occhio di mettere un bel peso a secondo il tipo di filato, perché nel momento che lavoriamo con gli aghi scartati chiaramente il filato ha una reazione diversa che con tutte le maglie. Ma se dovesse succedere che non prende bene la maglia, è un attimo,
e la riformiamo da sola. Tre giri o quattro, sempre relativamente. A questo punto ritiriamo su. Fin qui è tutto uguale, cioè resta tutto uguale, ma possiamo alternare veramente un rigato operato che non è così semplice da ottenere sulle 2.30, mentre sulle passo 5 possiamo giocare in ogni modo, sulla 2.30 con i colori non più di tanto. Facciamo il giro completo, ops, ho dimenticato una maglia, quindi terminiamo sempre con il giro e rispostiamo le solite identiche maglie e poi cambiamo filato. Facciamo il giro completo, ops, ho dimenticato una maglia, quindi terminiamo sempre con il giro e rispostiamo le solite identiche maglie e poi cambiamo filato. Facciamo due giri con un altro colore, io ho usato un verde più chiaro, ma ovviamente tutti i colori sono buoni. Dopodiché inverto i colori, sto scomodo con, spero che si veda, inverto, quindi ripasso fuori lavoro il verde scuro, diciamo così, e il verde chiaro, e faccio altri due giri. Se si è allentato il filo si tira indietro, scusate, ma dovevo due giri. Qui io praticamente ho fatto, eccomi qua, due giri con lo scuro e due giri con il chiaro. Sempre il problema che non mi tira bene il filo, ma è colpa mia che non pongo abbastanza attenzione. Dopodiché, op, stesso lavoro, non cambia niente. Io ho fatto due giri per due giri, ma chiaramente possiamo fare quattro in un modo, quattro in un altro, questo dipende dalla creatività di ognuno di noi. Io ho provato questo punto con questa soluzione, due giri e due giri, sperando, ma possiamo fare anche ogni quattro. Quindi il giro lo faccio, posso decidere se con il verde chiaro, il verde scuro o il verde chiaro, non cambia niente, sta a noi gestirlo. Dopodiché stesso sistema, purtroppo uno, l'importante è che il carrello nei giri termini sempre dal lato dove abbiamo i fili, nel senso che ora l'ago è così grosso sulla 3 che è una di una velocità fantastica. Uno, e qui è come se ne avessi fatti due, perché se non cambio il filo adesso, che ce l'ho da questo lato, dovrei farlo diversamente, quindi non potrei farlo dall'altra parte. È da considerare anche questo quando facciamo lo studio di come passarlo in campionatura. Io in questo caso faccio due, tre giri, quindi praticamente ne ho fatto uno rimettendo la maglia, ops, scusate, uno rimettendo la maglia, uno vuoto, in teoria ne ho tre, quindi è senz'altro da studiare un attimino la parte più delicata in questo cambio di colore. Questo posso fare anche il quarto giro e quindi ho una diversa riuscita, ma ognuno di noi può benissimo studiarlo, capito il meccanismo, abbiamo quattro giri, ce li gestiamo ed ecco il risultato che cambia completamente a seconda di come passiamo il filato. Per prenderci la mano possiamo fare anche 3 o 4 giri di un colore, 3 o 4 giri di un altro. Io sto facendo delle prove, per cui sto vedendo con voi. Ops! Adesso rispostiamo
e cambiamo il colore. E praticamente questo è. Possiamo anche alternare, e sto facendo prove per capire, 3 giri con 4. Qui l'ho fatto più sottile in modo di avere una diversa raggruppazione sul lago, bello anche per fare un bordo. E comunque sulle passo 3, in alternativa sulle passo 5 con la scheda, otteniamo queste lavorazioni con molta più facilità. Ma sulla passo 3, primo, cresce benissimo, secondo, dà un sacco di piacere farlo perché non c'è davvero nessuna difficoltà. E io provo ad alternare anche 4 passaggi a 3, vedere di farlo più grande e più piccolo, vedere che effetto poi ottengo alla fine. È bello anche in prima, come, cioè a dritto come a rovescio, per essere un punto di prima frontura, resta comunque un punto importante. Io ho fatto varie prove sulla tinta unita e avevo veramente cercato di capire come sfruttarlo, ma decisamente non è male.